Pagina del lunedì, ben trovati, parliamo di calcio, molte partite sono state rinviate a causa della neve ieri pomeriggio e tra queste anche Perugia-Varese. Dopo 45 minuti di parziale slittamento l'arbitro ha deciso definitivamente per il rinvio, una decisione che ha suscitato diverse proteste dai tifosi visto che i botteghini dello stadio sono rimasti aperti fino a quando è stata ufficializzata la decisione. A fine partita il direttore sportivo del Perugia Marcaccio, oltre a scusare con i tifosi per i disagi e spiegare quanto accaduto, ha parlato di calcio mercato e del futuro di Zaffaroni. Ha ipotizzato anche le date del recupero, il 13 febbraio oppure il 6 gennaio se lo vorrà la Lega. Marcaccio ha parlato, dicevamo, di Zaffaroni e di calcio mercato e ne parlerà ancora questa sera a Fuori Campo alle 22:30 su Umbria TV, infatti sarà ospite della nostra trasmissione. Ma sentiamo in breve Marcaccio sul calcio mercato e sul futuro immediato di Zaffaroni. Zaffaroni, sta per scadere la deroga, che cosa accadrà? Accadrà che prima della prossima partita ufficiale ci sarà un nuovo allenatore e Zaffaroni chiaramente resterà come secondo. Chiaramente questo allenatore darà la possibilità a Zaffaroni di poter allenare, anche se poi la società questo non lo potrà dire. È così. Inizia il mercato di gennaio, lei ha detto che vuole muoversi per rinforzare l'organico sulla base però anche delle disponibilità economiche della società, come penserà di farlo? Ma io in un caso o nell'altro, ripeto, mi incontrerò col presidente e poi cercherò di, come ho detto prima, di rinfrescare tutti e tre i reparti, ecco, di cambiare qualcosina in tutti e tre i reparti. Se non ci fossero disponibilità economiche, lei proverà a farlo anche attraverso qualche scambio? Esatto, ovviamente sì. Magari cercando di portare più giocatori rispetto a quelli che usciranno? Ci proviamo, ci proviamo.